C'est la vie. And when you're down, you will be high again, you see. Everything will turn out fine, cause c'est la vie. And in the end, the bottom line is c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. In questo momento è superflua pure la presentazione. Che parlavamo di domande, è inutile fare domande. Pure la presentazione è un appendice. Rino Barillari. Anche a sentire l'odore di questo posto dove la gente si è seduta, amato, hanno sognato e sono nella storia, che nessuno può dire, perché questo posto era un posto top secret. È un museo oggi, è un museo. Sì, dove stare con una persona che la gente non doveva vedere o commentare o criticare. Si volevano far fotografare però da te. Non credo perché tutti li hai fotografati. Non, sì, però erano loro stessi che volevano quel tipo di immagine, perché se il personaggio non vuole, le foto non si fanno, non esce, se ne sta a casa e non va in posto come questo, che dove c'era tutto il mondo che faceva la fila per sedersi. Che bello, la moglie Antonella, Pietro Lepore. Amico Pietro Lepore, io devo dire che questo locale non a casa ha 4 uscite di sicurezza, non a casa. Siamo in una boiserie, tutte foto del maestro. Io direi che c'è tanta emozione, vero, tanti ricordi e tante cose belle di un paese che voleva in tutti i costi affermarsi nel mondo. Ma lo sapeva lei di essere nella dolce vita, nell'epoca della dolce vita? No, perché no, perché è il mio lavoro. Penso che quando una persona piace un tipo di lavoro, è così. Se tu fai un lavoro e non ti piace, chiaro, fai le bizze, non like, sei stanco, rovini gli altri, eccetera, eccetera. Beh, normale che, anzi, sono orgoglioso che tutti quei personaggi che nel bene e nel male mi hanno umiliato, però mi hanno portato al successo. Grande successo, The King of Pavarazzi, ma non voglio parlare solo di questo, perché è l'intuizione geniale quella che mi colpisce, è il saper sempre cogliere la notizia, e oggi non c'è più questa caratteristica, io sì, stento a però, trovarla. Se tu lavori con dei grandi giornalisti, perché sì, il fotografo è bravo, quello che ti pare, però il genio è il giornalista, è quello che già sul posto fa le domande al personaggio. Il fotografo sta vicino al giornalista e deve cogliere, però fare certe cose che su quello che sta succedendo. Se è un fatto di cronaca, tragedy, deve fare questo che cry, che piange, certo, il fotografo. Se quello ha vinto 100.000 euro, smile, lo champagne. Più che smile. Insomma deve essere il fotografo sta vicino al giornalista. Perché chi cerca la notizia è il giornalista. Perché il fotografo, anche se io vado a fare un servizio, faccio Pietro Lepore a casa che cucina, gliene frega niente a nessuno, perché l'editore, che dipende dai punti di vista. Se invece Pietro Lepore a casa pulisce per terra, dice là. È già differenti situazioni. Ecco, vero, le donne come riescono a mettere i mariti a fare gli schiavi, si cambia per tutto e via. E so che oggi, secondo me, il giornalismo è cambiato, ci sono grandi capi cronisti, vice direttore con le palle, però è un momento particolarmente difficile per il giornalismo. Perché le notizie arrivano facilmente al giornale, forse non troppo, solo, ma ti arrivano anche le foto, perquisizioni, arresto, insomma ti arriva tutto, e non solo, anche con logo
di dove ti arriva. Una volta era ben diverso, tu andavi sul posto, guardavi quello che loro facevano, gli sbagli o le cose più belle, differente giornalismo. Può oggi, esserci ancora spazio. Oggi arriva un ragazzo, una ragazza brava, che dopo 5 giorni fa un pezzo e la sua firma va in prima pagina. Quella l'hanno rovinata. Perché di tempi, quando un ragazzo, una ragazza che faceva giornalismo in un giornale, lo fa le brevi per 3-4 mesi. Quante brevi? Perciò vuol dire che è differente su questo. È vero. Però ci sono delle persone che veramente vale la pena frequentarle, sono dei grandi giornalisti, grandi. E per fortuna forse emergono pure di più. Ma te ne accorgi subito quando tu parli con queste persone, riescono che tu parli, basta, quello che vogliono loro, quello soprattutto. La migliore intervista, cioè l'intervista con la maiuscola, secondo te come va fatta? Dipende che fatto, ragazzi. Se quella ti chiama, che cerca in tutti i modi farsi l'immagine, non esiste, dipende. Che cogliere il momento. Io credo che quando tu fai l'intervista è un conto che tu l'intervista lo sa degli altri, che è quella persona, e no da me stesso. Io non posso dire che la notte russo, io non posso dire che arrivo a casa di me da mia moglie, io non posso dire che vado a 170 orari, io non posso dire che bevo 5 whisky a notte e 11 coppette di champagne. No, io dico no, dico no. Io non fumo, non faccio questo. Hai detto tutto, però. Hai detto tutto. L'attrice che più ti ha fatto arrabbiare quando hai immortalato? Guarda, chi ti fa arrabbiare ti fa sorridere, perché quando uno si arrabbia è beautiful picture, vede l'espressione della persona, non è che sta... È reale, naturale. Non è che sta recitando, certo. È lei stessa. E non voglio offendere quelle di Borgata, ma è una borgatara. Una delle foto, perché saranno tantissime, che più ti è rimasta impressa nel cuore, che più ti ha toccato. Ma sai, le foto, tu fai la foto e non te ne accorgi, quella foto è importante, che fa parte della storia tua e anche del tuo paese, del momento politico, della situazione italiana, della generazione, immagini tutto. E per me qualsiasi immagine che tu fermi di una persona, o che sorride, o che mano per mano, o che si bacia, o che strilla, è la storia di questo grande paese, che tu oggi ti trovi in difficoltà. Esempio, mio nipote dentro casa ha tutte le foto belle sul tavolo, la prima comunione, a scuola, con i genitori, c'ha tutto. La sorellina che nasce col digitale, non c'è una foto, non c'è una foto stampata, e lei si arrabbia. Ecco la situazione. Ha detto tutto. Via Veneto. Oh my God. Ecco, credo che sia la più bella cartolina che l'Italia poteva avere. Che bello. Era Via Veneto, la via della dolce vita, la via dei sogni, la via del cinema, la via della celluloide, la via dei grandi registi, personaggi che noi non conoscevamo passavano di Via Veneto. Ragazzi, è vero, non solo, non solo, adesso che me lo ricordo, anche il generale Clark. Hai capito. No, subito quando è arrivata a Roma, dopo 25 anni in Via Veneto, e lui, remember,
Ricordo. Bellissimo. Che immagine. E questo locale, ne abbiamo parlato in apertura, però questo locale questo che locale importanza... per me era una catastrophic situation, perché non mi facevano entrare. Hai capito? Eh sì. Qui c'era il meglio della politica internazionale. E penso che qualche volta anche il governo si è fatto in qualche angoletto, eccetera, eccetera. Era un po' difficile che noi paparazzi si arrivava vicino a Villa Borghese, perché già tra il Caffè di Paris più su era già, si cambiava situation. Scenario, sì. E una parte tutte ballerine, tutte ragazzette che arrivavano dalla... non dalla Germania, dalla Svezia, Norvegia, tutte belle, alte. Io onestamente mi trovavo in imbarazzo perché non parlavo l'inglese, però puntavo sempre da buon italiano. American boy. Yes. American boy. Perciò era una via che era un teatro che accontentava un po' tutti, tutte le età, e tu camminavi soltanto a guardare questa gente bella, abbronzata, truccata, con classe, i tavoli che c'era il gin, il whisky, e più quell'altro che schizzava, si chiama, I'm sorry, soda, che tutti bevono whisky e soda, e più la whisky cosa che soda. Mi affascinava era la pubblicità. Certo, si mettevano lì in vetrina, dai. No, bello per te, vedi che è una nazione che eravamo al massimo del massimo, dove tu ti alzavi, ti giravi a destra e vedevi quella grande striscia della pubblicità Martini di notte rossa, che sembrava il sole dell'autostrada. Quella era un'autostrada che si chiamava Amore, via Veneto, e basta. Ma che gli devi dire? Roma oggi. Oggi ti ho visto cambiare espressione. Mi vergogno. Delle volte dico, ma where are you from? I know I'm from Frosinone. Dice meglio. No, questa è la colpa, è pure mia. Dai, catastrofico. Cosa è successo? Perché? Perché chi comanda non sono di Roma. E gliene frega niente, non sanno la storia, la storia. Ci sono stati, non sono romani. Questa è un posto, è una magia per tutti quanti, c'è tutto di niente. Il peggio del peggio bisogna farlo a Roma, allora bisogna dare l'esempio agli altri. E non lo so, trabuche, bondizi, lasciamo, ormai sono diventati, adesso si inventeranno il profumo, perché è importante cambiare il profumo. Beh, però c'è il lavoro per i cronisti. Che vuol dire lavoro, ragazzi? Ma qui si tratta che siamo tutti quanti responsabili, io, Pietro Lepore, mia moglie, tutti quanti, perché la città non è soltanto nostra, ma del mondo. Se la gente ti viene a trovare, vuol dire che ha fiducia di questo posto, ma se tu non gli dai fiducia e sicurezza, allora siamo noi degli imbecilli. Potevamo fare le Olimpiadi. Intanto lo fai, e dopo si vedrà. Se tu non fai, giustamente, se non provi, se non fai, non puoi dire è un vantaggio o non vantaggio. E che abbiamo l'occasione, devi prendere fuori. E la frase scusa, non ce lo possiamo permettere. Se tu chiedi a Cristo o un altro Dio che esiste, che preghi per avere un miracolo, ma se non preghi il miracolo te lo fa. Almeno allora, prega. Aspettiamo il Messia. Aspettiamo. Che cosa è più importante, una buona macchina fotografica o un buon occhio? E quando si inquadra, come si deve... Qual è l'obiettivo? Obiettivo. Allora, anche il rumore fa parte della notizia, perché un attacco terroristico, tu non ti puoi mettere un millesimo di secondo a prendere la macchina fotografica. Aspetta un attimo. Guarda, basta anche il rumore, il fruscio, tu c'hai
qualcosa di eccezionale. Anche gli strilli, quella che dice help, perché sta morendo, certo, per te, sanguinato, tu ce l'hai registrata, è già importante. Qualsiasi cosa che tu c'hai, come adesso, col telefonino, qualsiasi foto che tu fai, vedi, tutto il mondo che arrivano delle foto degli attentati fatte col telefonino, ormai ci siamo abituati a quel tipo di immagine. Non è che il fotografo o il cronista o il giornalista o il direttore sta sempre in tutti i posti col telefono. È questione di avere qualcosa di importante di quello che sta succedendo, che era successo, basta, la storia. Se non c'è niente che racconti, è brutto. Florino, permettimi, la foto fatta da un cronista, da una cosa. Out. Da un'immagine diversa. Sì, però. Da una foto fatta così, da una persona che passa e scappa. Ci deve essere una differenza, ma sì, c'è una differenza. Scusa, ma è notevole pure. Scusa, ma mica possono in 3.000 posti, ragazzi. Dai. Bisogna accontentarsi di quello che c'è, perché l'immagine è la verità del fatto. È un conto che ti mandano quell'immagine pilotata a modo loro, è differente. Io penso che tra poco anche i ladri manderanno ai giornali o alla televisione un logo di ladri tipo Peter Sellers, la Pantera, che smentiscono, non so, 300.000 euro, ma sono 250. Allora succede, allora 350 che finiranno qua, allora è il giornalismo. È un po' drastica questa. I vigili del fuoco ti mandano, la stradale ti mandano le foto col filmato. Ma c'è un modo per contrastare questo? È facilmente del giornalismo, ragazzi. Mi manda quello che dici tu, scusa, e c'è la privacy. Ah, per me c'è, per te non c'è, no, no, è beautiful, ma ditemi. Pure i detenuti ti mandano. Cioè, ma è per io sapevo che non si dovevano mandare le foto dei detenuti o degli arresti. Sì, ma basta che mette. Sì, la cosa è il bollino. Così, non così posso, è. Ma che cosa? Ma se no hai fatto spalle. Basta che si vede il viso, dai. E questo è il nuovo giornalismo. È cambiato. A me non frega niente. Io purtroppo amo la privacy, però io ci provo sempre. Uno dei tuoi motti è la guerra è guerra. Sì, perché la guerra perché è guerra. Perché la guerra è guerra? Se tu mi proibisci di fare questo bicchiere, non è più storia. Non è più storia. Io lo faccio. Però tra 20 anni... tutti chiederanno quel bicchiere. Le donne. Ah, le donne sono state, secondo me, l'emozione della mia vita, l'ispirazione, non so, è il cambiamento del paese. Grazie alle donne abbiamo avuto un risultato qui, italiano, enorme. Io mi ricordo dal 68... la contestazione oggi, io devo sempre le donne in prima linea, perciò vuol dire che in Italia ci abbiamo le donne in English, eccetera eccetera. Pure in English si era capita l'amicizia. Niente, cosa devo dirti? Che sono un uomo che sto aspettando di fare uno scoop, sto aspettando che il paese cambia. Sto aspettando che il paese decolla alla grande, sto aspettando che non si alzino le tasse, perché sennò è catastrophic situation. Insomma, che abbiamo il paese più bello del mondo e non l'apprezziamo. Vuol dire che abbiamo delle persone incompetenti. Chiarissimo. Felice. Con Pietro Lepore avete condiviso. C'è un'amicizia forte. Ma sa perché forte. Io e lui siamo amici? Perché siamo diversi, vogliamo costruire. Non è che diciamo... Guardate nella stessa direzione allora. Però lui dice, sai, è ancora più bello, perché delle volte ti sfuggono delle cose che sono importanti, perché la vita è fatta anche di cultura, aver studiato, anche i colori, la gente come si siede, come va vestita.
quando entra, che fa entra prima il signore più anziano. E cazzo, stanno, la vita è stupenda per tutti. Te ne accorgi dopo la vecchiaia che hai fallito, che hai sbagliato tutto, però è troppo tardi. Allora, quello che serve, dar prima agli altri qualcosa che è importante per tutti quanti noi, si sta meglio. Condividere oggi, con queste parole, la moglie Antonella. Niente, è una donna che italiana, però c'ha, sì, però c'ha la prima cosa, non italiana. No, italiana. Però è ciociara, è different dagli altri. Infatti avevi detto meglio che dico di vivere a Frosinone. Credo che chi incontra una donna come mi voglio è un uomo super fortunato e basta. Perché stai parlando oggi, di te, ma oggi non è molto questo facile. Merita un applauso. Questa frase che ha detto è vero, ma tutto quello che dici. Perché sai, quando tu lavori e fa delle cose che non c'è il tempo di fare, e ci pensa lei, ragazzi. Non è da tutti, è un treno, però ti metti sugli attenti, non è una che si lascia passare. Forza America, sì. Un po' da sguardo. Io per esempio l'altra sera ho visto una ragazza molto molto bella. Io ho fatto ammazza. È arrivata la frecciatina. No, molto bella. Io ho fatto ammazza che bei blue jeans belli. I blue jeans erano belli. Però vedi, è un signore, dobbiamo dire. Ammazza che bei jeans molto belli. I jeans. I jeans, sì. Le ho fatte belle. Parte da lontano. Ragazza molto bella. Parte da lontano. Ruspant girl italiana? E che ne so, e che ne so. Mi stavo con lei, se no mi avvicinavo e gli dicevo where are you from? Una domanda, come essere vicino a un uomo difficile? Impegnativo, difficile, impegnativo, però pieno di adrenalina. Non ti stanchi mai? No, questo proprio ci vuoi mettere la mano sul fuoco, non ti stanchi mai. Scusa, perché non riesci a mettere un pezzo di Sinatra che lui una sera qui col piano si è messo a giocare? Come no? Che emozione! A lui e tu c'eri? C'ero, ma ti dico, guarda, nemmeno ci credevo nemmeno io. Com'è successo? Si è messo così? Allora, io sono passato di qua, ho visto 15-20 persone alla vetrina, cazzo, qui c'è qualche personaggio. E dentro ci stava Sinatra, che così si è messo lì spontaneamente. Ah? Si è messo a suonare così. Non lo so, questo lo devi chiedere a lui, perché a me non mi hanno fatto entrare. Come sempre. Questo nei primi tempi, insomma, ancora Rino era un paparazzo, diciamo, da abbordaggio, quindi era abbastanza difficile. Poi nel tempo è migliorato tantissimo, devo dire, è stato cambiato. Sai, ti piacevi più prima? No, o? No, sono cambiate anche le strategie, le macchine fotografiche, i teleobiettivi. Di notte potevi fare... È più facile. Era più facile. No, una volta era difficile, oggi è facile. Dico, è più facile. Una volta devi mettere teleobiettivo, sì. O pellicola 400 ASA. Svilupparla 11 minuti. Capito. E diciamo che oggi fa una foto di notte, sembra che giorno. Capito? Fare le foto per il giornale non era così facile. Sì, ma io al giornale uscivo e dipende l'orario. Se mancava mezz'ora la chiusura, io arrivavo al giornale. Sviluppavo. Infatti, io, come facevi? Sviluppavo il negativo, sviluppavo. Lo mettevo su. Impensabile. Su un vetro, devo stare attento perché col calore la pellicola si rigirava e faceva i cerchietti. Stampare la foto subito, metterla dentro l'acqua, fissarla, altro che fare clip. fissarla e portarla giù già bagnata, e si portava in zingografia, no. E si faceva il cliché e via. Ma ragazzi, oggi altri sfogata. Esatto, se uscire sfogata ringrazio queste persone. Ma che serate, volevo dire sfogata. Oggi mi chiedono, Rino, you have foto sfogate, mosse. Ma che serate, mi lasciano via dal giornale. Perché la moda, sai, inspiration. Non ho capito niente. O tutto.
Però la pellicola di Mascarino, dire la verità. Però fai la foto con la pellicola, la porta al giornale, sembra la settimanale. Ormai la gente si sta abituando al telefonino. Guarda che tutti quanti a fare foto col telefonino, catastrofi. Foto che sembrano, visto quelle dei morti al cimitero, uguale, identic, e sono contento. Però mica stampano, vanno a stampare e li buttano in faccia. E più, tutti sono diventati tutti fotografi. Io no, no, tutti i giornalisti, tutti i fotografi. Vabbè, pensavo, sapete, falli giocare. Falli giocare è troppo. Ti piace più la notte o il giorno? Allora, il giorno la gente non sorride. La notte tutti smile e dicono tutti sì. Però la mattina non li trovi. Dormono tutti. Un'attrice affascinante italiana che allora per me la mia propria preferita come gusto, come donna e come ambasciatrice e come rispetto dell'Italia nel mondo è Sofia Loren. Lo stavo dicendo, però la Loren, guarda, meno male che ci sta lei, perché se no non solo io. C'è qualche aneddoto? No, dato che io c'ho una bella foto assieme con lei. Beh, allora faccio una bella figura, allora c'è credibilità. Se no ti distruggono, dicono che in Italia siamo tutti ladri e che come arrivano a Roma già c'è sempre sciopero, ti fregano per strada, ti rubano, insomma, voce del verbo rovinare. Io invece amare la Loren. Bello. Un aneddoto, una cosa che ti ricorda. Niente, che posso dirti? Che ogni volta che incontro lei viene lì a salutarmi. Vuol dire che è una donna di rispetto, è una donna che ce ne siano pochi. E io non è che gli ho chiesto mai la luna, gli ho chiesto soltanto la terra, che sorride, che mi guarda un minuto in più, e lei è sempre disponibile, non solo, ma ti offre anche lo champagne, che per me si chiama benedizione. Grande, io continuerei per ore. Mi piace. Da allora ne ho avuto. Io sono già 2-3 anni che sto cercando di convincere un po' tutti i miei amici e tutte le persone che amano questo paese che si chiama Italia, che la Loren diventasse senatrice, esatto. Perché l'orgoglio di tutti gli italiani, non siamo degli stronzi. Finish. Grazie Lino, grande Lino. And when you feel